C'erano i signori protagonisti della vittoria della Vadese per 3-0 qui al Farragiana di Albisola. Federico, per te è un grandissimo gol, hai aperto le marcature in una domenica che per voi è stata molto positiva, avete ripreso il filo del discorso dopo la sconfitta di domenica scorsa col Molteno. Sì, senza dubbio sono contento per il mio gol, però sono ancora più contento che abbia aiutato la squadra a, diciamo, a incanalarla nella direzione in cui volevamo. Abbiamo fatto un cammino da dicembre ad ora, penso, inimmaginabile, e ci è dispiaciuto settimana scorsa, ecco, incappare in questo passo falso, però ci siamo rialzati alla grande ottenendo questa vittoria che ci serviva assolutamente, e quindi niente, siamo contenti per la prestazione. Per te complimenti anche di Mister Monte, non era facile comunque prendere i guantoni di Radumit, una partita comunque giocata con grande attenzione e sicurezza tra i pali in casa della capolista, anche per te insomma è stata una domenica da ricordare. Sì, è stata una domenica da ricordare, ringrazio tutta la squadra che mi ha aiutato, Mister Monte, Mister Sandro Corsino, il nostro mister dei portieri, anche Radu che mi ha dato una grossa mano, che mi ha fatto sentire a mio agio e niente, è stata una bella emozione. Diciamo che adesso domenica prossima c'è il Savona, bisogna ancora vedere un attimo tutti gli incastri, ma la qualificazione playoff potrebbe arrivare dopo una scalata che è stata davvero incredibile in questo girone di ritorno. Sì, sicuramente, noi daremo il massimo anche domenica prossima, abbiamo lavorato in maniera veramente dura, intensa, per ottenere questo obiettivo insperato, ma noi ci abbiamo sempre creduto dall'inizio e quindi saremo felicissimi di dare il massimo domenica per affrontare una partita che sarà sicuramente difficilissima.